Gabri, vorrei imparare l'amatriciana, come si fa? Vieni che te la insegno, dai. Padella pulita. Prendiamo una bella padella, pulita, mi raccomando. Okay. Poi andiamo a prendere un pugno di guanciale, prendo dalla mano. Certo. E facciamo sudare il guanciale come quando un palermitano si mangia la pasta con i tenerumi. D'accordo. Adesso il guanciale, come vedi, è quasi pronto. A togliere una parte. Andiamo a mettere un po' di pepe, spugniamo col vino. Dopodiché andiamo a mettere uno, due mestoli di salsa. Abbondiamo. D'accordo. E lasciamo cucinare. Nel frattempo puoi calare la pasta. Quanto posso calare la pasta? E dipende sempre dalla mano, come col guanciale. D'accordo. Va bene? Va bene, hai tanta fame? No. Allora va bene. La pasta è quasi pronta, noi la andiamo a finire in padella. I rigatoni li mettiamo in padella. Dopodiché facciamo cucinare in mezzo alla salsa. Dai, spadella un po'. Così? Ma se non la fai cadere, se no mangi di meno. Certo. Una delle parti più importanti adesso dobbiamo andare ad aggiungere il pecorino. Dobbiamo mantecare col pecorino. Quindi sempre unità di misura alla mano. Prendiamo il pecorino a mantecare. Padellino sempre pulito. Una bella spolverata di pecorino sopra. Il guanciale croccante che avevamo tolto precedentemente. Pepe macinato fresco. Bellissimo. Allora la matriciana è pronta. Ok. La prossima volta ti insegnerò la carbonara. Va bene, perfetto.